Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Bene, questa sera, questo pomeriggio, anzi, vi voglio preparare un risottino ai carciofi alternativo. In che senso alternativo? Che non useremo il riso, ma bensì dei cereali. I cinque cereali misti: avena, orzo, grano, tutto misto. Lo facciamo così. Facciamo una cosa un po' diversa. Ciao Katie, buona serata. Abbiamo già messo a cuocere il nostro riso, chiamiamolo così, misto con cereali, farro e via discorrendo, avena in brodo vegetale. Abbiamo preso un'altra padella, questa wok fonda. Mettiamo un pochino di olio. Un pochino di aglio, così andremo a cuocere i nostri carciofi. Ciao Salvatore, ciao Angelo, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ecco qua, mettiamo l'aglio a soffriggere, poi prendiamo i nostri carciofi. Grazie. Prendiamo i carciofi, eccolo qua il nostro carciofo che abbiamo già pulito. Lasciate il gambo, ciao Alberto, lasciate il gambo che ci servirà per fare la nostra cremina. Va bene, perché non essendo risotto non ha l'amido, non legherà, quindi noi lo legheremo con la nostra crema di carciofi. Ok? Quindi mi raccomando. E poi il gambo, che è la parte più buona del carciofo. Togliamo il pelo, ormai i carciofi sono gli ultimi. Togliamo un po' di pelo e noi ce lo togliamo. Prendiamo i nostri carciofi sottili, eccoli qua, li abbiamo tagliati sottili. Mettiamo nella nostra padellina. Facciamo rosolare per benino, poi abbiamo del brodo vegetale che ci occorrerà per cuocere, fare la nostra crema, per cuocere le nostre cosine. Eccolo qua. Prendiamo una bella cucchiarella, eccola, facciamo rosolare del benino, prendiamo il nostro frullatore. Ce la fa? Speriamo, speriamo che questa primavera ce la fa. Speriamo bene. Teniamo tutte le dita incrociate. Speriamo che ce la fa. Questo lo facciamo cuocere per qualche minuto ancora. Mettiamo un pochino di sale sui nostri carciofi. Come dicevo, stiamo usando non il riso, ma farro, avena, orzo e grano.
per fare il nostro risottino. Così facciamo una cosa diversa. Poi voglio cucinarvi anche della quinoa per farvi vedere come si può possono fare dei piatti gustosi ma anche creativi, quindi anche ottimi per la nostra salute. Ok? Piano piano facciamo delle costine diverse. Ci divertiamo un po', spaziamo nella cucina. Mettiamo della mentuccia o prezzemolo. Io adoro la mentuccia. Eccola qua, molto profumata. Profumatissima la mentuccia. Qui un pochino di vino bianco. Mettiamo un pochino di vino bianco. Facciamo sfumare. Quando sarà sfumato il vino bianco, mettiamo un pochino di brodo vegetale e facciamo cuocere i nostri carciofi. Poi toglieremo gli gambi e li pulleremo. Va bene? Andiamo a fare. Ecco qua. Ci siamo. Poi abbiamo del formaggio. Mancheremo il formaggio e un pochino di burro appena appena. Il burro non può mancare con il riso. Questo l'abbiamo spento, poi terminerà la cottura dei suoi carciofi. Ecco, mettiamo un pochino di brodo vegetale, facciamo cuocere un po'. Poi prepariamo per mettere, per frullare un pochino. Come vi va la giornata? Com'è andata? Io sono appena rientrata dal lavoro e oggi mi hanno fatto correre un pochino, mi hanno fatto correre. Meno male che sta muovendo il lavoro. Speriamo che torni tutto alla normalità presto. Magari potessi venire in America, purtroppo non ci fanno ancora muovere. Siamo ancora costretti a non poterci muovere. Piano piano. Piano piano torneremo a fare tutte le nostre cose. Speriamo. Speriamo bene. Speriamo bene. Quindi cerchiamo di mantenerci in salute. È la cosa più importante, perché un corpo forte in salute riesce ad affrontare tutto, meglio tutto quanto. Ciao Salvatore! Ecco qui. Andiamo un po', ancora un pochino. Poi faremo tutto molto velocemente. Siamo quasi quasi. Ciao Peter, grazie. Montreal. Un po' da mia di Montreal. Era una bambina. E adoravo di Biase e Cagnotto quando si buttavano dal trampolino. Belle Olimpiadi. E
E insomma, eccoci qua. Come vi dicevo, volevo farvi altri piattini con la quinoa, con altri prodotti, anche con il miglio. Anche con il miglio si possono fare anche dei dolci. Così impariamo ad utilizzare cose diverse che non siano sempre il riso o la pasta. Ci cimentiamo in qualche altra cosa, così chi vuole seguire un tipo di alimentazione più sana può farlo. Magari a volte si pensa che alcuni prodotti non siano buoni, non siano gustosi. Invece vedrete, rimarrete sorpresi. Si possono fare cose gustose anche con prodotti alternativi. Ecco qua, così. Ok, prendiamo i nostri gambetti, andremo a frullare con un po' di brodo vegetale, l'aglio, così non facciamo danno. Benissimo. Mettiamo un pochino di brodo vegetale e possiamo frullare. La nostra crema di riso, crema di gambi, ghiacciotti. Ecco qua, avete visto? Ciao Jim! L'abbiamo fatto, avete visto quanto è stato facile? Semplicissimo. Facciamo tirare un pochettino, finiamo di metterci i nostri cereali. Ecco qui. E ci siamo. Allora, viene un piattino gustoso, veloce perché non ci abbiamo messo molto. Eccoli qua. Queste sono due belle porzioni. A questo punto potremo mantecare con il burro e il nostro parmigiano o pecorino anche, o misto. Potete mettere anche il pecorino con i carciofi, ci sta benissimo. Piatto leggero, gustoso, che potete mangiare tranquillamente. Li potete cambiare un pochettino, intanto bisogna cambiare. Ci metteremo a questo punto anche delle olive, così viene ancora più gustoso. Un attimo che le prendiamo.
Eccole qua. Abbiamo preso queste belle olive. Le andremo a tagliare, che sono belle grandi. Daranno una mascia in più al nostro piatto, era bello 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 saporito. Ecco. Ci siamo. Ok, mettiamo le nostre olive. Eccolo qua, perfetto, siamo pronti. Vede? È legato un pochino. Adesso mettiamo il burro e il formaggio e sarà ancora, legherà ancora meglio. Mettiamo del burro. Un pochino di burro. Ci siamo, eh? Ci siamo. Quindi ricapitoliamo, abbiamo utilizzato un carciofo, 200 g di cereali misti, brodo vegetale, 10 olive grandi, belle grandi, della mentuccia e dell'aglio. Quindi molto 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 semplice. Ok? Un pezzettino di brodo vegetale, così. Con il formaggio un pochino, facciamo bello morbido, ecco qua, ci siamo, eh? Bene bene bene, eccolo qua. Ok, possiamo spegnere il fuoco. Prendere il nostro formaggio, prendiamo un cucchiaio, lo manteniamo con il formaggio, bene, ecco qua. Sarà un piatto gustoso. Eccoci, abbiamo fatto. Bene, adesso il nostro risotto alternativo è pronto ed andiamo ad impiattare. Prepariamo il nostro piatto. Prendiamo un bel piatto, eccolo qua, l'abbiamo preparato. Prendiamo il nostro bel risotto, anche l'occhio vuole la sua parte, mi raccomando, quindi carciofi e olive. Ecco qui, mettiamo ancora un pochettino di formaggio, ecco fatto, ultimiamo il nostro piattino, ok, beh, cosa ve ne sembra? Vi piace? Ecco qua, come vedete abbiamo fatto una bella presentazione del nostro piatto,
solo da provare. Quindi provateci, provate ad usare i cereali invece del risotto, ogni tanto per cambiare. Bene, vi do un mando un bacio, un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ok? Grazie di tutto e buona serata a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie di nuovo. Ciao ciao.